Il presidente del Consiglio Renzi e il sindaco Brugnaro firmano a Caparsetti il patto per Venezia, finanziamento da quasi 500 milioni di euro per rilanciare la città. Grandi navi nel patto per Venezia, anche il via libera al progetto Trese Nuovo, caldeggiato da Brugnaro e bocciato dal PD locale. Le reazioni politiche. Il presidente del Consiglio era impegnato anche tra Mestre e Vicenza nella campagna referendaria. L'intervista con il direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli. Pronti anche ad un referendum per dire no ai profughi a Scorzè. Dopo l'interessamento della prefettura per l'ex caserma di Peseggia, parla il sindaco Mestriner. Da Porto Cruaro l'appello degli agricoltori al governo, più investimenti per la ricerca in agricoltura, in particolare nel settore vitivinicolo. A Concordia Sagittaria la Guardia di Finanza sequestra 4 chilometri quadrati di tessuto d'alta moda contraffatto, 3 i denunciati. 4 arresti per droga in 2 diverse operazioni, a Chioggia in manette 2 fratelli pescatori, a Mestre 2 extracomunitari arrestati nei giardini di Via Tasso. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque, subito in apertura, la firma del patto per Venezia tra il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Matteo Renzi arriva a Caparsetti accompagnato dal capogruppo del Partito Democratico in Regione Alessandra Moretti e dal prefetto Domenico Cuttaia. Ad attenderlo all'ingresso del municipio veneziano c'è il primo cittadino Luigi Brugnaro. Non è una giornata come un'altra. Pochi minuti dopo il presidente del Consiglio e il sindaco firmano quel patto per Venezia che suggella l'intesa tra Stato e Comune per una serie di opere da quasi mezzo miliardo di euro. Un patto che per Renzi è un esempio di federalismo. Non tocca a noi decidere i singoli progetti, perché le elezioni le vincono i sindaci, e se il sindaco di Venezia ha un disegno sul quale ha ottenuto il consenso dei cittadini, compito del governo è quello di agevolare questo disegno. Questo è il vero federalismo. Noi non vogliamo scardinare il federalismo, è Venezia che decide che cosa fare. Dalla promozione dello sviluppo economico alle opere infrastrutturali, passando per la valorizzazione di cultura e turismo, a Venezia non mancano certo strumenti e opportunità per rilanciarsi. Venezia ha una tale forza che ogni aggettivo è sprecato. Le grandi città della cultura hanno, se riescono a rinnovarsi, una chance in più nella competizione globale. Non saremo mai Singapore, non saremo mai la Silicon Valley, non saremo mai Dubai, ma loro non saranno mai Venezia. Soddisfatto Luigi Brugnaro, la firma di oggi apre prospettive concrete per la città. La città ha avuto un riconoscimento importante del governo, cosa che non succedeva da qualche decina d'anni, e per cui è chiaro che questa è l'unica città con cui si è firmato un patto, perché ci lavoriamo da più di un anno e si è scelto comunque di ascoltare il comune, di ascoltare la città, di ascoltare i cittadini. Credo che sia un grande esempio di rispetto. Tante le reazioni in città alla firma di questa mattina a Caparsetti, generalmente di soddisfazione e approvazione per quanto avvenuto. Non mancano però anche i temi di discussione, uno soprattutto riguarda le grandi navi. Il governo si impegna nella programmazione degli interventi e nella messa a disposizione delle risorse affinché possa essere realizzato il progetto denominato Trese Nuovo. La frase inequivocabile compare a pagina 13 del documento firmato in calce da Matteo Renzi. L'impegno a realizzare il progetto, voluto dal sindaco Luigi Brugnaro per togliere le grandi navi dal bacino San Marco, smentisce tutto quanto dichiarato finora sia dal PD veneziano che dallo stesso governo. Siamo molto contenti per i soldi che arriveranno alla residenzialità e alla rivitalizzazione di Mestre. D'altro canto però appunto c'è questo assoluto contrarietà, almeno da parte mia, alla previsione dei 2 milioni di euro destinati al progetto delle Trese. È evidente che questo va contro quanto votato dal Partito Democratico anche all'ultimo congresso, va contro quanto ci siamo detti questi mesi. Siamo amareggiati, confessa la consapidi di Monica Sambo. Questo colpo di scena del tutto inatteso sconfessa quanto detto nemmeno 3 settimane fa dal ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che parlava di allontanare le grandi navi dalla marittima. Delle due l'una: o si realizzerà un progetto assolutamente devastante per la laguna, oppure, ecco, come credo io, verrà perso del tempo utile per allontanare le navi dal bacino di San Marco e verranno sprecati 2 milioni di euro. Al danno si aggiunge la beffa quando in mattinata il capogruppo PD in consiglio comunale Andrea Ferrazzi invia alla stampa una smentita sul testo dell'accordo, sostenendo che non vi sia alcun riferimento al progetto Trese. Per lunghe ore del patto firmato da Renzi e Brugnaro circolano 2 versioni, una sul sito del comune che parla esplicitamente di Trese Nuovo e l'altra sul
sito del governo, dove quel passaggio è misteriosamente scomparso. Nel pomeriggio è lo stesso governo ad ammettere l'errore, il testo corretto è quello del Comune. Per il consigliere a 5 Stelle, Davide Scano, si tratta di un disperato e maldestro tentativo del PD veneziano di negare l'evidenza e confondere le acque dopo la figuraccia fatta coi loro elettori. La cosa veramente ridicola è che i renziani locali siano entusiasti dell'arrivo del premier Renzi, il quale poi appunto mette nero su bianco la fine definitiva della città di Venezia con l'appoggio al progetto Trese, e loro però molto tranquilli si fanno i selfie assieme al premier per dire quanto sono bravi, quanto sono belli. In realtà confermano in questo tutta la loro incapacità di governare. Il premier Matteo Renzi era impegnato in queste ore in Veneto nella campagna referendaria da Vicenza Mestre, è stato intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Presidente, bentornato in Veneto. Allora, un cardine della riforma è il contenimento radicale del numero dei parlamentari. No? Una grande diminuzione. Sindaci e consiglieri nel Senato delle Autonomie, molti in Veneto temono che poi l'autonomia sia limitata perché vengano sfilati dei poteri. Non è così. Anzi, noi dobbiamo far sì che le altre regioni siano efficienti come lo sono le regioni virtuose. Il punto è che stiamo sfilando un po' di soldi ai consiglieri regionali, stiamo sfilando un po' di soldi ai fondi dei gruppi regionali, stiamo sfilando gli stipendi ai senatori, stiamo sfilando i costi della politica. Pensate che oggi con i fondi del Senato, persino 5 Stelle, che è il movimento più sobrio in teoria, paga gli affitti dei dipendenti dell'ufficio comunicazione. Gli affitti uno se li paga col proprio stipendio, non coi soldi del Senato. Se passa sto meccanismo, lo Stato diventa un po' più semplice, ma non cambia niente per le regioni che funzionano bene. Certo, le regioni che funzionano un po' meno bene dovranno fare di tutto per lavorare molto meglio. Ecco, quindi in Regione Veneto sono 3,8 milioni di euro che verrebbero risparmiati, no? Con il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali. L'altra parte della riforma che secondo lei avrà, diciamo, un peso importante per quanto riguarda il sì, qual è? Insomma, quali sono i punti su cui lei ritiene che i veneti voteranno favorevolmente? Ma ce ne sono tanti. Per esempio, una delle battaglie della Lega è sempre stata quella dei costi standard, e troppo spesso anche il mio partito ha detto di no. Adesso, se passa il sì, i costi standard, cioè che in Calabria non si può spendere più che in Veneto, diventeranno una regola della Costituzione. Una delle battaglie storiche del 5 Stelle era la trasparenza, che entrerà all'articolo 97 della Costituzione, i costi standard al 119. Cioè, noi stiamo facendo una riforma che da un lato elimina quel doppione assurdo che è il Senato, e che abbiamo solo noi, perché gli altri paesi hanno un sistema di bicameralismo diverso: autonomie territoriali in una Camera a dare suggerimenti e consigli e l'altra Camera a dare la fiducia ai poteri legislativi. Ma dall'altro prende alcune battaglie storiche degli altri partiti e le mette in Costituzione. Allora io dico, la gente non vuole votare per me? È che voti contro di me. Ma al referendum votare sì significa cambiare, votare no significa lasciare le cose come stanno per decenni, perché poi nessuno cambierà più la riforma, diranno il popolo ha deciso di non ridurre le poltrone e ci terremo il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo. Un altro tema che ha fatto discutere in queste ore, ve l'abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di ieri, è l'opinione della Corte Costituzionale, che ha sostanzialmente bocciato la riforma Madia. Il Veneto era tra le regioni ricorrenti. Ascoltiamo a questo proposito il senatore del Partito Democratico Giorgio Santini. Sul tema della dirigenza in effetti c'erano molti problemi nella legge delega, che peraltro gli stessi decreti legislativi in via di emanazione avevano anche contribuito a correggere, comunque in particolare rispetto al rapporto con quelle dirigenze che hanno poi effetti nei territori regionali, come nel caso della sanità, ma anche in altri casi. Quindi io credo adesso che con giusto rispetto della sentenza sarà rivisto sicuramente l'impianto della legge delega, e quindi saranno anche armonizzati, poi saranno rivisti i decreti legislativi che tengano conto di questa indicazione
della necessità che ci sia il, diciamo, un esame preventivo e non solo un parere anche con le regioni, e quindi è un fatto di rispetto della realtà legislativa che giustamente viene segnalato dalla Corte Costituzionale e che credo altrettanto giustamente il governo terrà nel dovuto conto. Ora ci spostiamo a Scorze, dove si respira una certa preoccupazione per il possibile arrivo di profughi. Noi siamo disponibili anche a organizzare un referendum su questo, e che è il modo più democratico per sentire i cittadini e per sentirli effettivamente su cosa pensano su queste scelte. Fino a ieri nessuno parlava di arrivo di profughi a Scorze. Presto potrebbero parlarne in parecchi, oltre al Consiglio Comunale, tutti coloro che vorranno esprimere la propria opinione sull'offerta avanzata al sindaco Giovanni Battista Mestriner dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia. L'interesse della prefettura si è posato sull'ex caserma militare di Peseggia, abbandonata da tempo e attualmente in stato di degrado, proprietà del comune, la cui amministrazione è da sempre stata contraria all'accoglienza. Con spirito collaborativo, dice il prefetto, ci propone sostanzialmente di mettere a posto il sito con i soldi del Ministero in cambio di poterlo utilizzare per centro raccolta. Così come certo l'interesse della prefettura, lo è altrettanto che a Cacornere è stato più volte ribadito che tutti i comuni della città metropolitana di Venezia dovrebbero offrire il proprio contributo nell'accoglienza richiedenti asilo. Se il governo vuole fare atti di forza contro gli enti locali, farà e si assumerà le sue responsabilità. Nel caso arrivasse effettivamente l'atto di forza, voi come pensate di far sentire la vostra voce? Con i rimedi legali e giudiziali che ci consente l'ordinamento, e poi con una mobilitazione politica che anche questa ci è consentita. Il timore più forte in municipio è che Scorze possa diventare una nuova Conetta, l'ex base militare dove i profughi hanno oramai superato abbondantemente quota 1000. È uguale all'area militare di Conetta, terreno molto grande di 150.000 metri quadrati, è proprio uguale e precisa, non c'è nessuna differenza dal punto di vista proprio fisico con la caserma di Conetta. Apriamo la pagina della cronaca. Non sarebbe libero ma ancora rinchiuso in carcere Gheorghe Vacaru, condannato a 30 anni di reclusione per l'assassinio del fruttivendolo Giampaolo Granzo, avvenuto a Venezia il 22 marzo del 2007. A confermare che la notizia della sua liberazione circolata nei giorni scorsi non corrispondeva al vero è il suo avvocato Mauro Serpico. A generare l'equivoco alcuni messaggi spostati sui social network dallo stesso uomo. Ed ora parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza nel campo della contraffazione. I militari del primo gruppo della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato circa 4.000 metri quadrati di tessuto riproducente il famoso motivo a tartan di un noto marchio d'abbigliamento di alta moda, Concordia Sagittaria. Tra i denunciati, un cinese e due italiani, legali rappresentanti dei due esercizi perquisiti, dovranno rispondere dei reati di ricettazione, produzione e vendita di articoli contraffatti. I finanzieri hanno scoperto un'intera rete distributiva di tessuto contraffatto. L'operazione è nata da una serie di indagini della scorsa primavera, quando furono sequestrati altri 2.000 metri quadrati dello stesso tessuto contraffatto in provincia di Venezia. I militari sono riusciti a ricostruire il canale di approvvigionamento e arrivare a due imprese. Il rivenditore al dettaglio era un cittadino cinese di Concordia Sagittaria. Il fornitore responsabile dell'intera rete illegale era invece una ditta gestita da cittadini italiani nell'Interland torinese. E ora ci spostiamo a Mestre, dove due cittadini extracomunitari sono stati arrestati per spaccio di droga. L'attenzione della polizia nei confronti del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato nella serata di venerdì all'arresto di due pusher scoperti in possesso di oltre 30 grammi di eroina. Da qualche giorno gli agenti del commissariato di Mestre stavano controllando i movimenti sospetti di alcune persone nei giardini pubblici di via Tasso, area verde nelle vicinanze di due istituti scolastici, il liceo classico Franchetti e il liceo artistico. I poliziotti sono intervenuti quando hanno visto un marocchino di 40 anni segnare a un tunisino cinquantenne quattro involucri che quest'ultimo ha nascosto nel giardino pubblico. I due stranieri sono stati arrestati e la droga è stata sequestrata. Non si tratta degli unici due arrestati per droga. Chioggia, due fratelli di 39 e 37 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia. L'indagine era partita alcuni giorni fa a seguito di un consistente movimento nei paraggi di un caseggiato popolare in via Pigafetta. Nella serata di ieri, avuta la certezza che i due sospettati fossero in casa, è stato deciso di dare il via all'operazione. In casa sono stati sorpresi i due fratelli, entrambi celibi e di professione pescatori. Sul tavolo della cucina i poliziotti hanno trovato 7 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 11 grammi. In camera da letto
c'erano altra cocaina e hashish. Allora, voltiamo pagina, parliamo di viticoltura. Nel veneziano il comparto sta attraversando un buon periodo, non mancano però i problemi. È un periodo discretamente florido per la viticoltura veneziana, sia nel settore vivaistico che in quello viticolo. Ci sono naturalmente sacche di difficoltà, ma in generale il comparto tiene. Per affrontare il futuro con serenità occorre però superare alcuni antichi problemi. Dei problemi di carattere fitosanitario, dei problemi di carattere che riguardano il miglioramento delle performance di queste piante, che abbiamo tutti interesse a attenzionare, perché la viticoltura sia più moderna, utilizzi meno risorse e anche meno input chimici. La parola d'ordine è innovazione e la Confederazione Italiana Agricoltori sta puntando soprattutto su quella di tipo genetico. La richiesta al governo è di aumentare gli investimenti per la ricerca in agricoltura, in particolare nel settore vitivinicolo. Il Ministero ha già in parte provveduto, concede il presidente della CIA veneziana Paolo Quaggio, ma servono interventi di maggiore entità. C'è la possibilità con la ricerca di diminuire il numero dei trattamenti, quindi far risparmiare da un lato le nostre aziende, rendere più tranquillo l'ambiente, quindi salvaguardare sicuramente l'ambiente e nello stesso tempo mantenere la qualità produttiva e quantitativa delle nostre aziende. E ora andiamo a vedere com'è andata la settimana al Banco Solidale di Rete Veneta. Oh là là, cos'è sta roba? Ancora roba da vestire, Mirella? Aspetta che guardo. Beh, a una pelliccia non si può dir di no, guardate che castoro. Oggi è arrivato un castoro. Guardate che bello, grazie. Penso anche a Natale, queste povere donne, cioè andare a casa con una pelliccia, cioè... Diciamocelo la verità, a parte le animaliste, ma ci sono tante donne che sognano da una vita una pelliccia, e come? Grazie al Banco Solidale, a queste persone, anche a Natale magari qualcuno avrà una pelliccia, pensa che bello. Però vieni anche a vedere cos'è arrivato oggi. A parte le verdure, sempre dell'azienda Cappelletto Marica, del supermercato, e poi Nicoletta, guarda il latte che è arrivato. Tutti privati, addirittura una signora di Limena, Maria Rosa, che è andata al supermercato lì, a Limena, e poi sono andata al supermercato lì di Castagnole, e ieri sono andata a prendermi il latte, 150 litri di latte. Quindi uno, Mirella, in una catena di negozi può pagarli in un posto e poi... Certo. E tu li puoi recuperare in uno più comodo. Uno più vicino al nostro Banco Solidale. E poi guarda cos'è arrivato, perché veramente oggi non lo pagherò. Una macchina da caffè. Cioè, no, una qualsiasi, nuova, due signori, prima guardate uno scatolone di merce, guardate cosa hanno portato. Penso che stamattina hanno chiamato 6 nuclei familiari, dico 6 italiani, che non hanno niente da mangiare, perciò invece di diminuire stiamo aumentando. È uno strazio sentirli che non hanno un centesimo, neanche per prendere mezzo chilo di pasta. Cosa si fa? Bisogna aiutare queste persone, e grazie alla grande famiglia di Rete Veneta questo riusciamo a farlo. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con il cinema di Rete Veneta alle 21.05, Totò, interprete di 47, Morto che parla, una divertente commedia dei primi anni 50. Domani mattina alle 9 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Rivenza, alle 14.20 Idea Formazione Nord-Est, alle 14.45 la TV dei ragazzi, alle 15.10 321 Sport, alle 17.50 Agricoltura Veneta, alle 20.05 Video Motore. Con questo per stasera da Venezia è tutto, nell'augurarvi un buon proseguimento di serata. Vi lasciamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Le previsioni per domani. Da poco a parzialmente nuvoloso in quota e prevalentemente nuvoloso su pianura e valli prealpine, dove insisteranno foschie dense e nubi basse e locali nebbie in temporaneo diradamento nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo un'occasionale piovigine in pianura. Temperature sulle zone montane minime e moderata diminuzione e raggiunte alla sera, massime senza notevoli variazioni. Sulle zone pianeggianti valori termici in generale modesto calo.